La Mezzia Basketball non gioca, rinviata la partita di Siderno per l'allerta meteo, però siete ancora imbattuti. Ma ancora è presto, imbattuti, due partite abbiamo giocato, le altre ne hanno fatte ben quattro, quindi ancora è tutto da giocare. Cosa ne pensi della formula di questo campionato? Una sola formazione andrà alle fasi finali, una regolamentazione simile a quella dell'anno scorso per la C nazionale. Ma questo è frutto un po' della nuova riforma dei campionati e un po' del fatto che siamo proprio ai margini del movimento in questo momento, perché obiettivamente fare degli investimenti tipo quelli che ha fatto la Vista adesso con un giocatore americano, con giocatori sotto stipendio, e poi dover fare un'ulteriore fase per ambire ad un'unica promozione, insomma, mi sembra un po' riduttivo. Allora, mercoledì turno infrasettimanale, sfida importante, un derby contro Virtus Catanzaro, contro i ragazzi terribili di Fabrizio Tunno. Che gara ti aspetta? Ma sicuramente una gara molto, molto difficile, anche perché loro saranno al completo giocando infrasettimanale. Purtroppo, per fortuna, perché poi a me piace giocare le partite sempre al completo, loro avranno tutti gli effettivi, con anche quelli aggregati alla prima squadra. Anzi, approfitto per fare i complimenti ad Andrea Cattani per l'altra importante vittoria che ha ottenuto sul campo difficile di Roma. Quindi saranno al completo, sarà una partita vincente, una partita tra squadre di ragazzi, quindi sicuramente uno spettacolo garantito. Ci trasferiamo nel Lazio e un Manzao in crisi, tre sconfitte in tre partite, un messaggio per il tuo amico coach Ciglione. Ma io lì ha creato qualcosa di incredibile, una colonia regina che sta giocando, calabrese, regina che sta giocando, quindi Attilio saprà bene trovare poi le contromisure per spostare questo zero in classifica. Hai nel tuo curriculum, purtroppo, hai portato in Calabria coach di Manno, complimenti. No, io credo non è merito mio, allora la società c'era l'opportunità di portare un tecnico esterno, la scelta è ricaduta su Peppe Di Manno, che oltre ad essere un ottimo tecnico è una persona super, lo testimonia gli attestati di stima che riceve ogni volta che viene qui a Reggio Calabria, è una persona degna di questa stima, e quindi faccio un serio in bocca al lupo a lui. Parliamo di Under 16, un girone equilibratissimo, tutti possono vincere contro tutti, tutto molto bello. Molto, molto avvincente, è il segno che i tempi erano maturi per avere un'eccellenza anche in Calabria, mettere assieme le squadre migliori del territorio calabrese e farle giocare già dalla prima fase ha reso tutto più avvincente e più piacevole. Il campionato si preannuncia molto equilibrato, anche la stessa Castrovillari ha battuto la Lumaca in settimana, per cui credo ci sarà da divertirsi fino alla fine.